Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale, sono felicissima di sentirvi, oggi il sole è stupendo, sono tipo in estasi perché non c'è una nuvola in cielo, di solito c'è un grigiume schifo e oggi c'è un bel azzurro sopra di me, è un miracolo. Comunque, oggi si fa un bel mi preparo con voi, così vi aggiorno un po' su cosa sta succedendo qua, vi racconto, non so, come sta andando questo Erasmus, cosa ho fatto in questo tempo e anche perché voglio sentire da voi, insomma, cosa state facendo, come sta andando la vostra vita, perché sapete che amo leggere i vostri commenti. Quindi mi avvicino e iniziamo subito. In verità è la seconda volta che sto girando questo video. Vado a mettere il primer della il Pore Professional della Benefit, un attimo vicino alla zona naso, perché di solito mi si fanno tutte le pieghette con il fondotinta. E è la seconda volta che giro questo video perché la prima volta ero di pessimo umore e ho detto: ma sì, dai, filmiamo. Ero praticamente in sclero. Mentre lo montavo l'altro giorno ho detto: no, dai, non posso presentare un video del genere sul canale. Ero là che dicevo parolacce, proprio no, non si poteva vedere. Oggi, dai, sono di buon umore, filmiamo e non so, oggi sono proprio contenta e ho un sacco di cose da raccontarvi in verità, perché vado a mettere il fondotinta nel mentre, perché sennò non shakerò. Questo è il Light Wonder di Charlotte Tilbury, mi piace un sacco ed è una delle poche colorazioni che è giusta per me. Comunque, ho un sacco di cose da raccontarvi. Ho finalmente finito le lezioni qua in Inghilterra. L'ultima lezione è stata ieri, cioè l'ultima lezione del mio master, ragazzi. Cosa devo fare della mia vita? Sono grande, e devo cercare adesso, insomma, vabbè, devo scrivere la tesi, finire gli esami che mi mancano a Pisa perché alcuni non mi venivano riconosciuti qua in Inghilterra, quindi comunque li dovrò fare in Italia. E cioè devo scrivere la tesi, poi mi laureo, poi chissà, dottorato, lavoro, devo ancora pensarci, farò la traduttrice, non so, troverò campo, troverò lavoro nel campo per cui ho studiato, probabilmente no. Cosa farò allora? Ci sono tutte queste domande che mi stanno uccidendo. Sono tappe che sembra che non arrivino mai quando inizi il cammino della tua vita universitaria e poi ti accorgi che invece passa in un nanosecondo e sono già qua. Abbiamo solo un'ultima settimana di lezione a maggio, però non è una vera e propria lezione, saranno più workshop per scrivere gli essay. È passato così veloce il tempo che io non me ne capacito. A Pisa era stato molto più lento l'anno. Qua è stato non so, un tornado, non mi sono neanche accorta. Cioè, mi sembra di essere arrivata ieri qua in Inghilterra, maledizione. E già me ne devo andare. Cos'è sto fatto? Cos'è sto fatto? Non me ne voglio andare, voglio rimanere qua. No, dai. Metà e metà, perché ci sono i pro e contro. A proposito di andare in giro, parto per Edimburgo, faccio un viaggio con Lilas di 4 giorni a Edimburgo e sono esaltata. Non sono mai stata in Scozia, ragazzi, ma io ho una fissa per la Scozia che è pazzesca. Oddio mio, non vedo l'ora. Partiamo lunedì e stiamo fino a giovedì. Ho preso Naked, tra parentesi, lo sto mettendo su tutta la palpebra. Volevo chiedervi poi se avevate raccomandazioni per Edimburgo, luoghi dove mangiare, da visitare. Per favore scrivetemeli sotto nei commenti perché non sappiamo ancora cosa fare. Sappiamo che andiamo al castello. Castello c'è, però non so, non ci siamo mai state. Lei c'è stata, mi sa, una volta, però tanto tempo fa e non si ricorda niente. Quindi se mi date un aiuto ve ne sarei eternamente grata, perché non so veramente dove guardare. Vado a prendere poi questo colore qua e questo colore qua, faccio una specie di mix e insomma mi aiutereste tantissimo perché io proprio non so, non sono mai stata, non ci sono mai stata e vorrei comunque visitare belle cose, insomma so che Edimburgo mi hanno detto che è favolosa, che è uno spettacolo, è tipo la città più bella dell'Inghilterra, no dell'Inghilterra, del Regno Unito. Siamo attenti con i termini. Vorrei, insomma, sfruttare questo soggiorno per vedere il meglio del meglio. Quindi, per favore, se avete dei consigli, scrivetemeli sotto. Altra bella notizia è che ho ripreso a leggere, sono molto molto felice. E, nel senso, ho ripreso a leggere, anche prima leggevo, però sto leggendo con più costanza, che non è da sottovalutare come cosa. E sto finendo finalmente Queen of Shadows, quindi sono finendo. Ho passato la metà, sono arrivata qua, ce l'ho qua di fianco,
mi manca solo questo pezzettino qua da leggere e poi inizierò probabilmente Empire of Storms, quindi il secondo, oppure finirò prima Fahrenheit 451 e poi leggerò Empire of Storms, oppure King's Cage, non so, ho tutti questi libri da leggere. Poi ieri sono passata di nuovo da Waterstones e ho comprato due libri, come se non ne avessi già abbastanza da leggere. Non so, è stato bellissimo ieri. Mi sono messa tipo in una tea room a leggere. Dopo il tè, poi sono andata in libreria tutta felice. Mi sono presa altri due libri da leggere. È stata tipo la giornata ideale. Voi cosa state leggendo, ragazzi? Scrivetemelo sotto nei commenti. E come sta andando, insomma, il vostro studio in generale? Siete felici, soddisfatti? Vado a prendere poi questo colore qua, che è una specie di rosellino con riflessi dorati, che è molto bello. E mi sono innamorata di questo colore, non l'avevo mai usato perché avevo paura che fosse troppo rosa. In verità c'ho poco di rosa. Fatemi sapere come sta andando la vostra scelta, se siete ancora indecisi, se non so, avete invece le idee chiare. Io non le avevo per niente quando ho scelto la triennale. Vado a prendere poi, voglio qualcosa di un po' più scuro sull'angolo esterno e vado a prendere, mi sa, questo qua. Questo colore qua, Urban Decay, che si chiama, non ne ho idea, Bewitched. E quindi, se siete un po' in ansia, ragazzi, non vi preoccupate, perché tutti mi sa che decidono all'ultimo, tranne quelli che ovviamente poi fanno i test d'ingresso, che devono avere le idee chiare un po' prima. Prendo questa matita della L'Oreal, che si chiama Le Colle by Superliner, ed è nella colorazione marrone. Marrone. E questo eyeliner in gel della Youngblood, anche questo nella colorazione espresso, quindi marrone, e lo vado a mettere sopra, nella rima interna dell'occhio. È l'unico modo per far durare le matite, mettere l'eyeliner in gel waterproof, perché sennò non mi durano. Non so perché, devo avere gli occhi molto acquosi. Vado a mettere questo mascara della Kiko che devo buttare, e poi vado a mettere quello della Maybelline. Quindi ne uso due, quindi. Perché uno non è mai abbastanza. Correggo gli errori. Come al solito il mascara va ovunque. Ho finito tipo un pacco di Cotton Fioc da quando sono qua, ed erano tipo 880. Ne uso troppi. Vado a prendere di nuovo il marrone e lo metto un po' sotto per dare un attimo di dimensione. Vado a sistemare un attimo le sopracciglia. E volevo chiedervi una cosa, non so se avete visto il video precedente, però volevo tanto chiedervi se avevate il tempo e la voglia di lasciare sotto dei commenti con delle domande, per Lilo, sulla Siria, perché mi sono accorta che avevo tantissimi buchi per quanto riguarda, insomma, la guerra in Siria, cosa sta succedendo, un po' per colpa mia, cioè 90% per colpa mia, perché mi limitavo, insomma, a sapere quando succedevano queste tragedie. In Siria, quando c'erano bombardamenti, attacchi, però cioè, non capisci la gravità della situazione, secondo me, finché non la vivi o non c'è qualcuno, insomma, che ti dice veramente come stanno le cose. E parlare con lei mi ha aperto tantissimo gli occhi sulle difficoltà, insomma, che ogni giorno le persone che sono che vivono in un paese comunque colpito dalla guerra devono sopportare. Prendo la cifra della Youngblood, che è distrutta. E no, so che questi comunque sono temi che nessuno vuole sentire su YouTube, perché sono temi comunque abbastanza pesanti che nessuno vuole sentire, perché quando uno va su YouTube lo fa per svago, diciamoci pure la verità. E quindi so che magari uno non è molto, molto propenso a lasciare domande di questo genere, o comunque guardare un video del genere, però voglio nel mio piccolo portare, se posso, portare un po' di qualche notizia in più, insomma, su questo paese che sto apprezzando tantissimo da quando ho, insomma, una coinquilina di quel paese. Chiuso con il topic pesante, passiamo a qualcosa di più leggero. Vado a mettere questo blush della Elf che ho da una vita e mezzo, che si chiama Tickle Pink, però è un bellissimo blush. Metto molto poco. Poi vabbè,
tralasciamo la situazione acne. Sto vedendo qua che c'ho il brufolo, però dovrò prendere, non so, altri antibiotici o la pillola. Ragazzi, è tornata, me l'avevate detto voi, io ho detto no, figuratevi se è acne, e invece sì. Sono molto stufa di quest'acne, non vedo l'ora che sparisca. Volevo chiedervi se nei commenti vi lasciavate anche se qualcuno di voi ha preso la pillola per l'acne, se ha dato risultati, se adesso siete felicissimi e siete senza acne o se invece siete ancora colpiti da questo fastidio. Insomma, cosa state facendo per liberarvene, perché io sono così stufa di quest'acne, ragazzi, che voi non avete idea. Poi vado a mettere questo illuminante che è della Bobbi Brown, si chiama Shimmer Brick nella colorazione Pink Quartz, e l'ho preso perché volevo un shimmer brick da un sacco di tempo e poi mi sono decisa, ho detto ma sì, perché la mia amica Nikita ne aveva uno e l'ho provato quando ci stavamo preparando per uscire fuori una sera e me ne sono innamorata. Quello di Nikita è molto più scuro. E quanto bello è il nome Nikita, tra parentesi. Niente, quindi me lo sono comprato tipo il giorno dopo. Sono andata da Debenhams, ho detto sì, prendiamolo. Comunque, no, parlando di acne, ritornando al tema acne, per favore ditemi insomma cosa, come vi siete trovati, se voi avete trovato qualche rimedio miracoloso. Devo tornare dalla dermatologa appena vado in Italia. Non è che mi faccio tanti problemi della serie, mi sento così insicura che non esco di casa perché ho la faccia coperta di brufoli. Quello era successo all'università, quando era ancora peggio di come sto adesso. Però adesso sono solo stufa di stare, vedermi allo specchio e vedere tutti questi puntini rossi. Dico, letteralmente, che palle, non ne posso più. Scusate il francesismo, però ci vuole, ogni tanto ci vuole. Vado a prendere il rossetto e penso di mettere questo qua, rossetto liquido della Wycon che mi ha regalato Erika. Avevo fatto un video con lei, vi lascio anche quello su una card che spunta. Avevamo fatto un video sui libri, era il Repeat or Ship It Book Tag, che faceva morire. Poi lei è stupenda. E sì, Wycon nella colorazione 05. Quanto bello è questo rossetto, è fantastico. Poi io con i rossetti liquidi sono un po' ciompa perché non riesco mai a metterli, cioè ho sempre le labbra che poi sono storte, non sono simmetriche, sembra con la bocca così. Però è bellissimo, il prodotto è ottimo. E niente, ragazzi, questo è il trucco finito, io spero che vi piaccia, è una cosa molto naturale in verità, ma volevo anche parlarvi. Adesso vado a impastare la pizza, anzi no, la focaccia, guardate che bella, era sul termosifone, si è messa a lievitare, ha lievitato l'impasto, quindi adesso vado a impastare perché c'è il pranzo degli Erasmus come ogni sabato. E niente, totalmente a caso questa cosa. Ok, la smetto adesso di parlare, buon weekend, buona settimana prossima e ci sentiamo prestissimo con un altro video. Ciao!